Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Oggi dobbiamo spostarci dall'altra parte del mondo. Dovete sapere che io amo, ho sempre amato il Giappone. La cultura, le usanze, la tecnologia e l'organizzazione di quel paese sono tra le migliori al mondo, secondo me. Credo che sia il paese ideale per scappare dalla realtà e vivere per un momento in un sogno. Come in ogni posto del mondo, però, purtroppo non è sempre tutto rose e fiori. E voglio dimostrarvelo parlando del culto giapponese più disturbante in assoluto. Prima di farlo, però, prendete qualche momento per assaporare la bellezza di questa maglietta che ovviamente trovate su Pampling, dove mettendo il codice Andrew avrete anche dei calzini a scelta in omaggio. Ora mettetevi comodi, liberate la mente e iniziamo. Il Giappone per me è sempre stato un mix di sogni e emozioni, tanto che visitarlo è tipo il mio obiettivo nella vita. Come potete immaginare, quindi, ho sempre guardato video delle persone che vanno lì e lo visitano da un punto di vista turistico. Mi sono informato molto bene, anche grazie a canali come Ericottero, una ragazza giapponese che vive in Italia e racconta curiosità e aneddoti sul Giappone. Sono davvero innamorato di quel paese, anche se ancora purtroppo non l'ho visto con i miei occhi. Ma comunque una cosa molto curiosa che viene raccontata spesso in questi video e articoli di curiosità sul Giappone è che sul territorio ci sono pochissimi cestini per i rifiuti. Cioè, è uno dei paesi più puliti al mondo e al tempo stesso non ci sono cestini pubblici. Le persone quindi sanno qualcosa da buttare semplicemente se la mettono in tasca o nello zaino e aspettano di arrivare a casa per gettarlo lì. Questa cosa mi ha sempre incuriosito, quindi qualche giorno fa mi sono messo a cercare perché non ci fossero cestini pubblici in Giappone. Ecco, la risposta mi ha davvero sconvolto. Con una semplice ricerca su Google si scopre che il motivo è un attacco terroristico del 95, un attacco effettuato da un culto giapponese nelle metropolitane di Tokyo, che è considerato il peggiore attacco alla popolazione dalla Seconda Guerra Mondiale. Il culto si chiamava Om Shinrikyo e il suo leader era Shoko Asahara. Ok, c'è tanto da dire, quindi partiamo dall'inizio. Shoko Asahara nasce nel 1955 con il nome Chizu Matsumoto. Faceva parte di una famiglia molto umile che produceva tatami nella prefettura di Kumamoto. Il tatami è praticamente la pavimentazione in legno nello stile giapponese tradizionale. Dalla nascita comunque sviluppa una condizione che gli fece perdere completamente la vista nell'occhio sinistro e fece diventare parzialmente cieco l'occhio destro. Per questo viene iscritto a una scuola per ragazzi ciechi, sempre nella prefettura di Kumamoto. I suoi genitori ovviamente erano dispiaciuti della sua condizione, ma pensavano anche che in qualche modo il figlio sarebbe andato lontano nella vita. Sì, aveva una condizione difficile, ma in qualche modo se l'era sempre cavato in tutto. Quindi erano preoccupati, ma anche molto speranzosi. E infatti Shoko Asahara lascerà il segno. Già ai tempi delle scuole era uno degli incubi degli studenti, il classico bulletto che si può vedere anche negli anime. Era cattivo e rubava spesso i soldi ai compagni, ma nello stesso momento inizia anche a diventare una sorta di leader per gli altri bambini. Il motivo è che lui era l'unico che poteva vedere, almeno parzialmente. Quindi già da bambino inizia a pensare di avere il diritto di prevalere sugli altri, o almeno questa è l'impressione. Da giovane comunque voleva iscriversi alla scuola di medicina, dove non viene accettato per via delle sue disabilità. Prova quindi ad iscriversi alla scuola di legge, ma non passa l'esame di ammissione. Nel 1977 comunque si diploma e inizia a dedicarsi allo studio di agopuntura e medicina tradizionale cinese. Questa è una carriera piuttosto comune per le persone cieche in Giappone, ma la sua carriera prende presto una svolta preoccupante. Innanzitutto nel 78 si sposa e con quella donna avrà ben 6 figli. In realtà ne avrà 12 in totale, ma poi ci arriviamo. Nel 1982 viene addirittura arrestato, perché il furbetto stava vendendo dei medicinali cinesi falsi ad una farmacia, senza avere la licenza per farlo. Quindi gli viene fatta una multa di circa 2.000 euro e condannato alla prigione per un breve periodo. Una volta uscito ovviamente dichiara bancarotta, ma è proprio in questo periodo che inizia a interessarsi, o meglio a ossessionarsi alla religione. In particolare comincia a studiare la divinazione, l'astrologia cinese, lo yoga, la meditazione, ma anche il buddismo esoterico e il cristianesimo esoterico. E mentre la sua ossessione per tutto ciò aumentava, Matsumoto disse di aver vissuto un'esperienza particolare. Mentre meditava tranquillamente in una spiaggia a Kanagawa, un dio scese dal cielo e gli disse: "Ti nomino come il dio della luce che guida gli eserciti degli dei." E da qui iniziano le cose davvero strane. Viene pubblicata una sua foto nella quale presumibilmente sta levitando. Eccola qui. Poi pubblica anche un libro in cui dice di saper levitare, controllare le condizioni atmosferiche e di avere la telecinesi. Una sorta di supereroe, insomma. Poco dopo, comunque, andò anche a visitare il Dalai Lama e si scattò qualche foto con lui. Usava poi queste foto nei suoi libri per acquisire fiducia e credibilità. Poi finalmente fondò un gruppo religioso chiamato Om Shinsen no Kai, che verrà presto rinominato in Om Shinrikyo.
Il significato del nome è tipo verità suprema o realtà suprema, ed è in quel momento che finalmente cambia il suo nome, da Chizu Matsumoto a Shoko Asahara. Scelse proprio questo nome perché pensava che Asahara fosse un cognome più raffinato, più ricercato, ecco. E Shoko invece significa luminoso, chiaro e anche felicità. Tutta roba che c'entra poco con lui, ma comunque Asahara cercò subito di registrare il gruppo come un'associazione religiosa legittima e riconosciuta. E anche se all'inizio ebbe un po' di difficoltà con le autorità, riuscì comunque a farla riconoscere anche dal punto di vista legale. Era finalmente tutto pronto e tutto a norma, o quasi. Il credo di questo culto si basava su alcuni aspetti del buddismo, altri dell'induismo e includeva anche qualcosa di cristianesimo. Ma ecco il primo campanello d'allarme. Credevano che la fine del mondo fosse imminente, dietro l'angolo. E questo è un particolare che ho notato essere presente in tantissimi dei culti conosciuti per aver fatto cose orribili. È come se la fine del mondo dia loro un pretesto per agire in maniera drastica, come se non ci fosse conseguenza a nulla. Tanto il mondo sta per finire. Vabbè, chiusa questa piccola parentesi, ovviamente i membri di Om Shinrikyo credevano anche che sarebbero stati gli unici a salvarsi da questa presunta fine del mondo. Mi ricorda qualcosa. Venne detto ai seguaci che il Giappone sarebbe caduto in disgrazia e che ci sarebbe stata una guerra nucleare, ma in sostanza il loro credo era davvero semplice: accetta Asahara come leader e salvatore e otterrai la salvezza. E sorprendentemente funziona. Asahara continua a pubblicare libri in cui scrive tante cose, come per esempio il libro intitolato Dichiaro me stesso il Cristo, un titolo che si spiega da solo. Dichiarava anche di essere l'agnello di Dio, capace di assorbire il karma negativo dei suoi seguaci. Diceva anche alle persone che se non lo accettavano si sarebbero reincarnate in animali o in fantasmi inquieti, e sarebbero finite in varie versioni dell'inferno a causa del loro karma negativo. Ma come ogni culto che si rispetti, anche questo aveva dei riti di iniziazione per entrare a farne parte. Ed erano disgustosi. Dato che Asahara era un essere estremamente puro, le persone dovevano fare cose tipo mangiare dal suo stesso piatto, bere l'acqua sporca in cui si era fatto il bagno, e qualcuno doveva anche usare i suoi capelli come infuso per il tè. Ho detto tutto. Ah, e ovviamente entrare nel culto non era mica gratis. Uno dei membri ha dichiarato di aver pagato l'equivalente di oltre 8.000 euro solo per fare il rito di iniziazione, che nel suo caso consisteva nel bere il sangue di Asahara. Ma c'erano anche altre prove che alcuni adepti dovevano affrontare. Una consisteva nell'immergersi nell'acqua calda, e un'altra nel vivere per giorni sottoterra, in dei piccoli bunker, non saprei come chiamarli. Pensate che più avanti si scoprirà che alcune persone morirono durante questi riti di iniziazione, e si scoprì che il culto stesso coprì qualsiasi prova cremando i corpi di nascosto. Ma una volta entrati ufficialmente nel culto, i membri venivano sottoposti ad un lavaggio del cervello assurdo. È difficile da spiegare. Basti pensare che dovevano ascoltare a ripetizione una cassetta in cui una voce diceva cose del tipo: fai buone azioni, medita, ricordati di meditare, oppure il dolore che senti sparirà dopo questo allenamento, e cose del genere. Alcuni fortunati membri, poi, avevano l'onore di indossare questo elmo pieno di elettrodi e fili. Perché era un onore per loro? Ecco, pensavano che permettesse di sincronizzare le onde cerebrali con quelle di Asahara. E non lo so perché, ma mi immagino delle scene a tratti divertenti, ma a tratti anche inquietanti. Perché queste persone erano davvero convinte che funzionasse e volevano assolutamente collegare il loro cervello a quello del leader. Ma a parte questo, in quegli anni Om Shinrikyo aveva iniziato a crescere a dismisura. Ricevette attenzioni mediatiche e vari programmi televisivi invitarono Asahara in persona per dimostrare le sue doti miracolose. Questo permise di reclutare tanti, e dico tanti, membri con svariate capacità, sia intellettuali e fisiche. Una cosa curiosa e che spesso non accade è che alcuni studenti delle migliori università erano entrati nel culto. Di solito vengono reclutate più facilmente persone con un basso grado di istruzione, semplicemente perché sono più facili da manipolare, essendo ignoranti in certe tematiche o aspetti della vita. Quindi non ci si aspetta che studenti di università molto prestigiose si facciano convincere ad entrare in questa bolla di menzogne. Beh, è successo in questo culto in particolare per via della società giapponese stessa. Come probabilmente sapete, le persone in Giappone sono sottoposte ad un enorme stress sociale. Vengono poste aspettative altissime su ognuno di loro, e se non raggiunte possono risultare in una vita triste, da emarginati, e passatemi il termine, da falliti. Vivendo in una situazione di pressione costante, alcuni di loro, anche se ben istruiti e ben consapevoli, hanno deciso di dedicarsi al culto. Questo offriva loro una situazione molto più leggera, libera da stress, e in generale una vita molto più essenziale, fatta di piccole cose.
Peccato però che il vero scopo del culto era quello di reclutare le menti più brillanti per accrescere ancora di più le sue doti e la sua popolarità. Pensate che addirittura riuscì a reclutare membri delle forze militari giapponesi, una categoria di persone che aiuteranno non poco a compiere i piani futuri di Asahara. Intanto il leader si stava decisamente godendo la vita. Con sempre più membri e partecipazioni alla TV nazionale, il suo culto e quindi i suoi guadagni aumentavano sempre di più. Si stima che a quel punto solo in Giappone ci fossero circa 9.000 membri del culto, mentre addirittura 40.000 in tutto il mondo. Il patrimonio di questa ormai grande famiglia continuava ad aumentare, tanto che riuscirono addirittura ad aprire un proprio studio di anime chiamato Manga Anime Team. Producono così un anime chiamato Chuetsu Sekai, realizzato con l'intento di arruolare nel culto i fan degli anime e gli otaku, che all'epoca erano sempre di più. Il culto aveva raggiunto grandezze e ricchezze assurde, e come ovvio che sia, più cresceva, più iniziavano ad aumentare i suoi nemici. Stranamente, infatti, sempre più persone hanno iniziato a sparire nel nulla. C'è chi era obbligato a restare nella setta senza possibilità di vedere amici e familiari, ma c'era anche chi era stato segretamente ucciso dall'organizzazione. Quindi le persone a loro vicine hanno iniziato a protestare, giustamente, dato che non sapevano se i loro cari stessero bene. A causa di queste polemiche crescenti, un uomo di nome Tsutsumi Sakamoto inizia ad interessarsi alla vicenda. Era un avvocato e voleva far riunire gli adepti alle loro famiglie. Era già riuscito a distruggere altri culti e salvarne i membri ed era determinato a fare la stessa cosa con Om Shinrikyo. Organizza quindi una sorta di campagna contro il culto e fonda addirittura un'organizzazione chiamata Om Shinrikyo Victims Association. Cindy, porca puttana! Per poter intraprendere una vera e propria causa legale contro Shoko Asahara, però, aveva bisogno che alcuni membri del culto testimoniassero. Dovevano rivelare di non essersi uniti volontariamente, ma essere stati attirati con l'inganno, e una volta dentro, obbligati a rimanerci contro il loro volere. Sakamoto sapeva bene cosa doveva fare. Il suo primo obiettivo era quello di sfatare le convinzioni già assurde del culto. Una di quelle era il fatto che Shoko avesse poteri divini e miracolosi che scorrevano nel suo sangue, e in qualche modo l'avvocato riuscì a convincere il leader a fare un test del sangue per vedere se effettivamente nelle sue vene scorresse qualche sorta di potere. Ovviamente i risultati del test non mostrarono alcun segno di poteri paranormali e questo avrebbe potuto danneggiare molto il leader. Poco dopo, però, l'avvocato fece un'intervista con un'emittente televisiva di Tokyo. Lì spiegava tutti i suoi sforzi, le sue ragioni e mostrava anche le prove necessarie per denunciare il culto, compreso il test del sangue. Era tutto pronto, bastava che questa intervista andasse in diretta e il culto sarebbe stato smascherato al mondo intero e quindi processato per i suoi crimini. Purtroppo, però, prima della messa in onda, una persona che lavorava nell'emittente televisiva mostrò l'intervista ai membri del culto. Non la presero affatto bene. Da quel momento iniziano a fare una pressione incredibile sull'emittente, che alla fine è costretta a cancellare la clip e non mandarla in TV. Ed è a questo punto che entrano in gioco le menti brillanti tra i membri del gruppo. Alcuni di loro, compresi scienziati, si accordano e mettono su un piano per eliminare l'avvocato Sakamoto. Quindi preparano delle siringhe e le riempiono con il cloruro di potassio, con l'intenzione di iniettarglielo. Poi vanno alla stazione dei treni e aspettano il suo arrivo. Ma Sakamoto non arrivava, quindi decidono di andare direttamente a casa sua. Trovano una porta non chiusa a chiave ed entrano. Arrivati in camera da letto, vedono l'uomo, sua moglie e un bimbo di un anno nella culla accanto a loro. Shoko non aveva intenzione di essere smascherato, così i suoi adepti procederono col piano. Sakamoto viene colpito alla testa con un martello, mentre sua moglie viene picchiata. Un altro membro intanto inietta il cloruro di potassio nel bambino. Poi procedono ad iniettarlo anche ai genitori. Lei morì velocemente, ma non fu lo stesso per l'uomo, che venne quindi strangolato a morte. Per insabbiare il tutto e non farsi scoprire, i membri del culto misero i corpi dentro dei fusti metallici e poi li buttarono in tre diverse prefetture. Così facendo, pensavano che la polizia non sarebbe riuscita a trovare un collegamento tra gli omicidi, e infatti fu così. Per i 6 anni seguenti, i corpi non vennero nemmeno trovati. Li scoprirono solo dopo che accadde il fatto per cui sono qui a raccontare. Il culto quindi per il momento è riuscito ad evitare che il mondo sapesse la verità. Perciò, potete
poteva continuare il suo operato. Alcuni credono che questi omicidi siano stati fatti per intimidire gli altri avvocati, per dire: ehi, visto cosa è successo a quell'avvocato che ci stava dando fastidio? Ecco. Ma in ogni caso non fu abbastanza, perché altri avvocati cominciarono ad indagare sul culto. Ma non solo loro, perché per esempio una giornalista riuscì quasi a risolvere il mistero della sparizione della famiglia Sakamoto, ovviamente incolpando il culto. Anche lei venne seguita e quasi perseguitata, ma riuscì a fuggire e nascondersi. Un altro avvocato, invece, Taro Takimoto, è riuscito a smascherare la famosa foto di Shoko in cui levitava. Iniziava ad andare male per il culto, perciò provò ad assassinare anche Takamoto. Fortunatamente anche questo tentativo fallì. Il leader stava iniziando ad avere sempre più nemici. Più i giorni passavano, più le persone si rendevano conto che non era tutto rose e fiori nel culto. Che forse era vero. I membri erano stati ingannati, rapiti, assassinati. Lentamente si inizia a credere che le mani del leader fossero macchiate di sangue. Intanto, Shoko continua a predicare le sue convinzioni sulla fine del mondo, ribadendo e mettendo bene in chiaro che nessuno fuori dal culto si sarebbe salvato. Usa la paura e la manipolazione mentale sui suoi seguaci, e funziona alla perfezione. Ma nel 1990 le cose prendono una strana svolta. Asahara decide di candidarsi alle elezioni della Camera dei Rappresentanti insieme a 24 dei suoi seguaci. E nonostante tutti i loro sforzi, cioè guardate che cazzo, ricevono solo 1700 voti circa e perdono le elezioni. Da quel momento Asahara diventa estremamente frustrato e inizia un vero e proprio piano malefico contro il governo. Costruisce un edificio insieme ai suoi seguaci più leali, dove avrebbero sperimentato sulle armi chimiche. Ormai era diventato qualcosa di personale per Shoko e non si sarebbe fermato davanti a nulla per acquisire ancora più potere. L'intenzione era quella di usare le armi chimiche contro ogni nemico che avesse osato intralciarli e quindi infine rovesciare il governo. Ma mentre facevano questi esperimenti, la popolazione vicina alla struttura ha iniziato a lamentarsi dei forti odori sgradevoli. Ma non solo, perché l'inalazione di quei fumi causava loro sangue dal naso e convulsioni. Era chiaro che stava accadendo qualcosa in quell'edificio. Quindi i cittadini iniziarono a protestare proprio davanti alla struttura in cui avvenivano gli esperimenti del culto. Asahara però se ne lavò le mani, dicendo che era stato il governo statunitense a rilasciare un gas velenoso in tutta l'area. Ma i cittadini, per fortuna, non si arresero, lavorarono insieme, raccolsero centinaia di foto che provavano che il culto fosse il responsabile di quei gas. Prima che le autorità potessero indagare sul serio, però, il culto aveva già rimosso qualsiasi prova dalla struttura e aveva anche deciso di spostare la sua attività in un gigante terreno in Australia. Questa operazione costò circa 50 milioni di euro. Ecco, per farvi un'idea di quanto fosse determinato Shoko. A pensarci però è incredibile che le autorità non siano intervenute. Cioè, un membro del culto era stato addirittura multato perché stava trasportando composti chimici in bottiglie di sake. E nessuno ha fatto niente. Era chiaro che stessero tramando qualcosa di pericoloso, ma per qualche motivo hanno potuto continuare indisturbati. Tenete a mente che dentro il culto c'erano anche persone facoltose, colte e capaci. E infatti uno dei membri ha aiutato a creare l'arma definitiva, il sarin. Questo è un gas nervino ed è il più letale al mondo. Si presenta in colore e in odore, ma evapora in maniera estremamente veloce. Qualsiasi contatto con questo gas è mortale. Pensate che anche se non viene inalato può attraversare la pelle. Magari il liquido è per terra davanti ai vostri occhi, avete una maschera antigas, ma comunque non siete al sicuro. È un'arma estremamente potente. Colpisce direttamente il sistema nervoso, provocando crampi fortissimi in ogni singolo muscolo del corpo, anche dietro agli occhi. È un dolore che nessuno può immaginare. Chiunque a contatto con la sostanza rischia di morire in meno di 10 minuti ed è stata classificata come arma chimica di distruzione di massa. Ecco, ora ci siamo fatti una minima idea di quanto i piani di Shoko fossero distruttivi. Ma prima di metterli in atto, ovviamente, voleva testarli. Quindi ordinò un primo attacco in un complesso di appartamenti a Matsumoto, nella prefettura di Nagano. Curioso che sceglie di farlo in una città che si chiama come il suo cognome di nascita, Matsumoto. Ma comunque individua tre giudici che vivevano in quel complesso e, dato che era diventato un po' paranoico, pensava che questi volessero denunciarlo e portarlo in processo. In effetti faceva bene ad avere paura, perché i cittadini, intanto, avevano raccolto 140.000 firme per impedire a Shoko di stabilire una struttura per il culto nella città. Ne aveva abbastanza. Nella calda notte del 24 giugno 1994, gli abitanti di Matsumoto dormivano serenamente con le finestre aperte. Ma il culto era lì, allerta, ed un tratto rilasciò il gas sarin nella zona del complesso. Morirono 7 persone e altre centinaia rimasero gravemente colpite. Uno di loro entrò in un coma che sarebbe durato 14 anni e morì poco dopo essersi risvegliato.
quando la polizia investigò l'area, trovò pesci morti, cani, uccelli e addirittura qualche insetto, ma non riuscì a collegare l'incidente al culto, non ancora. E chiaramente al tempo nessuno si aspettava che l'incidente di Matsumoto fosse solo un esperimento in preparazione del più grande attacco del culto. Le indagini sull'attacco a Matsumoto portarono al ritrovamento di impronte digitali, impronte che appartenevano ad uno dei membri del culto. Così la polizia organizzò un blitz per il 22 marzo del 1995. Mashoko aveva molte conoscenze e molti seguaci. Due di loro infatti facevano parte delle forze armate giapponesi e informarono il leader dell'imminente visita delle autorità. Quindi agì in fretta, ordinando un attacco alla metropolitana di Tokyo, nella fermata più vicina al dipartimento di polizia. L'operazione doveva essere effettuata all'ora di punta, nel momento in assoluto più movimentato e popolato della giornata. È il 20 marzo del 1995. Sono circa le 8 del mattino e migliaia di cittadini prendono la metro per recarsi al lavoro. Insieme a loro, 5 membri del culto si dividono in una delle linee più affollate di Tokyo. Ognuno di loro ha con sé un involucro di plastica contenente il sarin liquido, il tutto avvolto in alcuni giornali. Una volta sui treni, lo poggiano cautamente a terra. Arrivati vicino a una fermata, tutti e 5 si alzano in piedi e usano la punta del loro per bucare l'involucro e rilasciare il gas. Poi escono dai treni e fuori dalla stazione si incontrano con un complice che in macchina li riporta alla sede del culto. Mentre si allontanano, il sarin inizia ad evaporare e si estende tra le carrozze. I passeggeri cominciano ad avere i primi gravi sintomi, iniziano a tossire guardandosi intorno e prima ancora che potessero capire si ritrovano a terra con fortissime convulsioni e sangue alla bocca e al naso. I treni continuano a viaggiare fermandosi alle stazioni, aprendo le porte diffondono il gas anche nelle varie fermate. Quelli che sono riusciti a scappare in fretta fanno comunque fatica a respirare. È un momento drammatico. Dopo 3 fermate, un passeggero si avvicina disperatamente al pulsante d'emergenza. Lo preme, ma il treno non si ferma. È dentro un tunnel ed è quindi obbligato a raggiungere la prossima stazione per fermarsi. Appena la polizia viene a conoscenza della situazione, viene fatto un annuncio in tutte le stazioni per dire di evacuare immediatamente tutta la zona. Le persone corrono in massa verso le uscite. Credono si tratti di un'esplosione o qualcosa di simile, ma velocemente l'intera linea viene chiusa per evacuare tutti. I membri della sicurezza e del soccorso si affrettano ad intervenire e mettono a rischio la loro stessa vita, dato che non sapevano cosa stesse colpendo i passeggeri. Dovevano individuare la fonte del gas e neutralizzarla, e nel processo 2 di loro morirono, mentre altri si ammalarono gravemente. In totale si contarono 13 morti e oltre 6.000 persone con i sintomi riconducibili al gas, chi con sintomi meno gravi e chi con sintomi più gravi. Anche se le buste di sarin non vennero nascoste nei cestini, il governo da quel momento decise di rimuoverli quasi tutti. Ritiene infatti che siano un posto ideale per nascondere armi chimiche come questa, e da quel momento il Giappone cambiò per sempre. Agli investigatori non ci volle molto tempo per capire che l'attacco era collegato al culto. Asahara però per 2 mesi divenne introvabile. La rabbia e la disperazione avevano raggiunto livelli altissimi in Giappone. E dopo una grande ispezione nella sede di Om Shinrikyo, il leader venne finalmente trovato. Si stava nascondendo in un'intercapedine dietro un muro della struttura. Non aveva intenzione di uscire allo scoperto, proprio come farebbe una persona colpevole. Nonostante tutto però ha il coraggio di dire di non c'entrare niente con l'accaduto. Dice che non poteva essere stato lui ad organizzare una cosa del genere perché era cieco. I seguaci anche negarono tutto e anzi dissero che era un piano separato organizzato da altri membri del culto con cui Shoko non c'entrava nulla. Ma non fu difficile trovare i membri responsabili e una volta interrogati venne fuori che credevano di aver fatto la cosa giusta. Quindi confessarono. Ma anche se questi membri dissero la loro versione, Shoko continuava a mantenere il silenzio. Venne comunque arrestato e processato per i suoi crimini. Il suo processo durò ben 8 anni e Shoko Asahara partecipò a 256 udienze in tribunale. In nessuna di queste diede una spiegazione o chiese scusa per le sue azioni. Negli anni del processo le indagini continuavano, rivelando ogni singolo crimine commesso dal culto. Sempre più membri iniziavano ad essere accusati, processati e giudicati colpevoli. Grazie alle testimonianze dei seguaci responsabili vennero anche trovati i corpi della famiglia Sakamoto. Erano passati 6 anni dall'attacco alla metro di Tokyo e il membro del culto che fece le siringhe con le quali uccisero la famiglia venne finalmente arrestato. Prima ancora di iniziare il suo processo però venne accoltellato da un membro della Yakuza davanti ai paparazzi. Il 27 febbraio del 2004, il processo di Shoko Asahara si conclude con una condanna a morte.
Passano anni e nel giugno del 2012 la sua esecuzione viene ulteriormente rimandata. Questo perché vengono finalmente arrestati altri membri fuggitivi del culto. Quindi, dopo processi e vari dibattiti, il 6 luglio del 2018, nel carcere di Tokyo, Asahara viene giustiziato per impiccagione insieme ad altri 6 membri del suo culto. E questa cosa mi ha fatto pensare. È curioso che una persona che diceva di saper levitare sia poi morta per impiccagione. Raccogli ciò che semini. Ma tornando seri, dal momento dell'attacco il Giappone è davvero cambiato. È uno dei paesi più sicuri al mondo e le persone non erano affatto abituate ad atti violenti contro l'umanità. Da quel momento sono tutti molto più attenti e diffidenti, specialmente verso i culti religiosi. Tra l'altro, una cosa che devo dirvi è che Om Shinrikyo ovviamente cessò di esistere, ma non del tutto. Sostanzialmente si divise in altri due culti, uno chiamato Aleph e l'altro Cerchio di Luce. Entrambi cercano costantemente di mettere bene in chiaro di non aver nulla a che fare con Shoko e con il culto precedente. Ma gli investigatori mettono in guardia la popolazione, dicendo che in qualche modo rimangono entrambi devoti ad Asahara. Questi nuovi culti sono entrambi illegali in Giappone, ma vengono costantemente controllati e sottoposti ad una grande pressione dalla polizia, come è giusto che sia. Vengono quindi considerate come organizzazioni religiose pericolose. E tutt'oggi la polizia continua a fare indagini e blitz contro di loro. Nonostante tutto, solo Aleph conta circa 2100 membri attivi al giorno d'oggi e la trovo semplicemente una cosa difficile da capire. Ogni anno nella stazione colpita dall'attacco viene effettuato un memoriale, così che la gente non possa mai dimenticare le vittime di queste atrocità. Eppure le persone continuano ad iscriversi ad Aleph. Alcuni culti religiosi sono stati portatori di grandi catastrofi e sofferenze. E la cosa che fa paura, e fa paura davvero, è che spesso i membri di queste sette sono assolutamente convinti di fare la cosa giusta. Non importa se sia un attacco terroristico, un suicidio di massa o peggio. Queste persone sono state persuase al punto di credere che sia un bene. Questa cosa è pericolosissima perché nel tempo ci ha fatto capire che con il carisma e le capacità di manipolazione si possono spingere le persone a fare letteralmente di tutto. E non so nemmeno se definire queste persone carnefici o vittime di un lavaggio del cervello più grande di loro. La cosa davvero terrificante riguardo tutto questo è che nessuno è davvero immune alle manipolazioni dei leader dei culti. Sia io che te, in un momento della nostra vita, potremmo trovarci ad essere più deboli, più insicuri, o in cerca di persone che ci capiscono e che ci accolgono. Ecco, i leader dei culti sono estremamente subdoli e sono capaci di manipolare i nostri bisogni in loro favore. Sono trappole davvero pericolose. E fatta questa piccola parentesi, voglio dirvi di stare sempre attenti a cose del genere. Cercate di capire i segnali di pericolo e non fatevi ingannare. Sembra ovvio da dire, ma sì, culti potenzialmente pericolosi sono anche in Italia. Detto tutto questo, io spero che il video di oggi vi abbia tenuto compagnia e sia stato interessante, anche se ho parlato di una vicenda davvero brutta. E niente, vi ringrazio per aver passato anche questo venerdì insieme a me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!